Oggi come gruppo PAZ abbiamo presentato come ricercatori in dire un'attività rivolta principalmente agli istituti tecnici e professionali, cioè pensiero critico negli istituti tecnici e professionali. Che cosa vuole fare questa iniziativa? Proporsi come alternativa alle 33 ore di educazione civica curricolari nei tecnici e nei professionali, mantenendo ovviamente i temi dell'educazione civica, ma sviluppandoli a partire da parole, termini e concetti di carattere filosofico. Questa è l'idea di fondo per sviluppare e ampliare una riflessione critica, per sviluppare il pensiero critico, appunto. Ma non è solo questo quello che fa PAZ in questo periodo, ha sviluppato anche un Platone 3.0, cioè un'intelligenza artificiale nostra, vieni dire, che ha fondamentalmente tre anime. PAZ con Platone, che è il modello classico di PAZ che già conosciamo, ma lo possiamo fare interagendo con un'intelligenza artificiale che muove dai termini e dai concetti di Platone. Parla con Platone, un vero e proprio dialogo a partire muovendo intorno ai testi e al corpus delle opere di Platone, confrontandosi con le nozioni del tempo di Platone. Platone non risponde a niente in questa sperimentazione che sia successivo alla data della sua morte. E poi il terzo, pensato anche questo specificamente per i tecnici e i professionali, pensa come Platone. Pensate a un filosofo ovviamente virtuale che parte e muove dai concetti e dai temi platonici, dalle parole platoniche, ma che permette di dialogare con i docenti e gli studenti su temi anche attuali. A differenza di Parla con Platone, che appunto rimane legato al suo tempo, Pensa come Platone permette di riflettere ampliando la discussione e proponendo riflessioni anche teoriche su temi contemporanei: il verde, l'ambiente, il nucleare, quello che vi viene in mente. Questa è la proposta di Indire anche per i tecnici e i professionali.